Direttore, allora torna il progetto Rosa, questo screening importante che si avvicina, si accompagna a quello realizzato dall'ASL e che naturalmente tiene conto della prevenzione dei tumori al seno per una fascia d'età che non è contemplata da quello che è il piano sanitario regionale. Sì, sono 6 anni che questo progetto va avanti grazie a questa meravigliosa collaborazione che è nata con l'ANDOS e siamo molto fieri e orgogliosi di poterlo dire perché permette alla nostra azienda di anticipare quello che già normalmente avviene con una grandissima adesione, ovvero il reclutamento di giovani donne o di persone anche anziane oltre l'età dello screening. Questo progetto Rosa prevede 300 prestazioni completamente finanziate appunto dall'ANDOS e dai 20 anni fino ai 49 e naturalmente dai 75 in poi. Saranno 300 le donne che verranno sottoposte a indagini diagnostiche di prevenzione per quelle fasce di età che sono fuori screening regionale. L'ANDOS ormai, come è stato detto, è il 6° anno che promuovo questo progetto. Siamo convinti che sia un percorso giusto per educare alla prevenzione e per far sì che le donne possano essere tutelate almeno per questa patologia del tumore del seno affinché si possano sentire più protette e più seguite. Per studiare una mammella il primo esame è sicuramente il più importante, la mammografia, però non sempre basta la mammografia. Purtroppo in tutte quelle donne che hanno una mammella densa c'è bisogno sicuramente di fare un approfondimento diagnostico con le ecografie. Ogni volta che viene trovato un tumore alla mammella in ospedale a Civitavecchia non la lasciamo mai sola, la inviamo immediatamente al nostro chirurgo di riferimento che è il dottor Benedetti, il quale poi dopo averla operata la invierà agli oncologi del nostro reparto, il dottor Zampa e il dottor Moscato, che sono oncologi che si interessano da mammella almeno da una 30 anni. La prevenzione è l'unica arma con la quale possiamo sconfiggere questa patologia così grave che colpisce le donne tantissimo, colpisce una donna su 9. E si è visto che se si fa prevenzione il tumore viene intercettato nella fase iniziale e quindi è una patologia curabile.